Bentrovati a questo spazio di approfondimento che ci vede in compagnia di Giorgio Rocca, direttore di Nordic Conad Liguria. Bentrovato. Buongiorno. Allora, sarà l'occasione per parlare anche un po' di economia nel momento difficile, anche perché voi avete il polso della situazione avendo un contatto diretto con i consumatori. Ma partiamo da un momento di cronaca, perché nei giorni scorsi avete approvato il bilancio, è così? Sì, abbiamo approvato il bilancio a Torino, allo stadio della Juve. Perché noi siamo una cooperativa che opera non solo in Liguria, in Piemonte, in Val d'Aosta, in Emilia, nel Trentino, e quindi a rotazione ci spostiamo nelle varie situazioni. Abbiamo fatto l'assemblea di bilancio che è stata approvata all'unanimità, è stato un anno complicato ma che ci ha dato delle buone soddisfazioni, perché abbiamo chiuso praticamente a budget, noi ci eravamo dati un budget di 10 milioni di utile e l'abbiamo conseguito. E non è facile in questo momento. E non è facile soprattutto perché oltre quei 10 milioni ne abbiamo conseguiti altri 7 che abbiamo ristornato ai nostri soci. Quindi eravamo in presenza di un utile di 17 milioni. Poi, vista la situazione di mercato così complicata come quella del 2013, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di erogare alla nostra rete associata i 7 milioni e questi chiaramente gli hanno dato un po' di tranquillità per quello che sarà il bilancio del 2013, perché il 2012 è stato un anno complesso, ma comunque, a parte gli ultimi due mesi dell'anno che hanno avuto una leggera flessione sulle vendite, comunque ha mantenuto vigore. Il 2013 è un anno che si sente comunque molto la crisi, i consumi stanno calando, i consumi non solo dei prodotti di alto costo, ma i consumi in generale. Questo è preoccupante. È preoccupante, ma è dovuto anche a dei fattori significativi. Tanto bisognerebbe guardare bene la nostra geografia, cioè noi abbiamo una visione che sulla provincia di Genova, Savona Imperia per quanto riguarda la Liguria e Alessandria e Cuneo per quanto riguarda il Piemonte. Posso dire che la provincia di Imperia è ancora un'isola felice da un punto di vista almeno dei nostri risultati. Se guardo la città di Genova c'è una crisi profonda. Si sente di più. Si sente molto di più perché sicuramente le casse integrazioni in deroga e non del tutto finanziate hanno il loro peso. E dall'altra parte anche il tipo di consumo, una clientela molto anziana, una popolazione anziana, molta immigrazione di clientela che non è la nostra clientela perché hanno consumi e usi completamente diversi dai nostri. Quindi parliamo di stranieri che magari hanno anche abitudini culinarie, certo, diverse. Sì, sì, è proprio quello. E quindi da questo punto di vista Genova è sicuramente una città in forte crisi. La provincia di Savona tiene abbastanza, devo dire che la provincia di Imperia, per quello che è la nostra visione di insieme, è una visione ancora positiva. In particolar modo la zona di Sanremo, Bordighera, Ventimiglia è una zona che tiene ancora bene. Perché forse non avendo le grandi industrie è stato magari uno svantaggio a volte, ma adesso tende sì, diciamo che forse ha sentito più una crisi del 2008, diciamo i primi sentori della parte finanziaria, però subito dopo si è riassettata e oggi devo dire che è una delle piazze migliori che noi abbiamo. Qual è la tipologia di consumi che comunque sta risentendo maggiormente? La gente dov'è che va a privarsi? Tendenzialmente la frequentazione è mantenuta, quindi non sei davanti a un cliente che ti fa le corna, tra virgolette. È un cliente che spende meno, quindi ti abbassa lo scontrino medio, abbassandosi lo scontrino medio, mantenendo lo stesso numero di clienti, si abbassa il fatturato. E l'altro fenomeno è sicuramente quello delle offerte speciali. Teniamo conto che noi oggi viaggiamo che il 38% del nostro venduto è in offerta speciale. L'offerta speciale tendenzialmente ha una marginalità molto più bassa e il valore stesso del prodotto è più basso perché essendo in offerta è scontato e quindi questo favorisce l'abbassamento dello scontrino medio. Lo fate però per venire incontro alla clientela? Ah, lo facciamo perché se no le buschiamo e quindi bisogna darsi da fare, bisogna trovare tutti i bisogni che il consumatore ha, bisogna soddisfarli. Chiaramente l'offerta speciale, chiaramente tutte le iniziative legate al... Ecco, quali sono le iniziative? Praticamente quelle che tirano di più da noi sono sicuramente quelle dello scegli e sconta, dove è il consumatore che decide dove applicare il talloncino nello sconto 30 e su quel prodotto si becca lo sconto 30. Poi sicuramente vanno per la maggiore sottocosto e devo dire nell'ambiente Conad la scelta che abbiamo fatto a febbraio di bassi e fissi ci sta premiando.
Pacifissi è un'iniziativa che non è una vera offerta speciale, è proprio una ritaratura dei prezzi di vendita. Noi abbiamo selezionato 103 articoli e questi 103 articoli li abbiamo portati al prezzo del discount, ovvero sia del prezzo più basso che possa esserci sul mercato, però mantenendo la qualità Conad. Quindi questo cosa ha comportato? Che ad esempio la pasta Conad si vende a 40 centesimi, che è un prezzo fuori da ogni norma, rispetto a 56-57 che era il prezzo precedente. Questa iniziativa ci sta premiando, chiaramente fa abbassare anche questo lo scontrino medio, perché i prodotti mediamente sono scontati di un 30%, ed essendo prodotti a marchio Conad erano già scontati rispetto alla marca all'origine di un altro 30%, va da sé che il consumatore è premiato, però questo benedetto scontrino medio si abbassa ulteriormente. La qualità comunque è sempre importante. Per forza, noi se dovessimo abbandonare la qualità non saremmo più Conad, quindi non lo faremo mai, perché non rientra proprio nella nostra logica. Qualità deve essere del prodotto di marca leader, deve essere una qualità che il consumatore ci ha premiato per ormai 51 anni, perché l'anno scorso abbiamo fatto i 50 e adesso abbiamo iniziato la nuova boa. Quindi per fidelizzare anche la clientela. Soprattutto per fidelizzare la clientela. Noi abbiamo le offerte speciali che sono sicuramente trainanti per effetto dell'attività promozionale, ma il prodotto a marchio è la cosa più significativa che può esserci. C'è un'iniziativa particolare, quella delle figurine, che quest'anno vi ha visto protagonisti, che vi ha avvicinato anche ai bambini, anche con un progetto legato alle scuole. Anche questo ha avuto successo. Sì, ha avuto molto successo, ha ripetuto e forse superato addirittura quello dell'anno scorso dei Puffi, che sinceramente io non pensavo che ci potesse essere tutta questa attenzione, questa voglia addirittura delle mamme e dei papà sulla raccolta delle figurine. Pensate che in alcuni punti vendita sono stati organizzati dai clienti stessi dei momenti di scambio delle figurine per riuscire a completare l'album. Famoso ce lo manca. Esatto. E sono iniziative che vengono fuori un po' perché c'è legata alla scuola e quindi il fatto di poter premiare anche le scuole stesse con computer piuttosto che lavagne didattiche e quant'altro. Che già quello... che ha la sua importanza, e dall'altra effettivamente le figurine sono un fenomeno trainante non solo per i bimbi ma anche per i genitori. Il piano strategico, parliamo quindi del futuro. Sì, noi l'anno scorso abbiamo lavorato in maniera forte sul piano strategico 13-14-15, l'abbiamo battezzato un mese fa, è un piano strategico che ha due punti di forza, uno si chiama semplificazione e l'altro si chiama sviluppo. Semplificazione perché tutte le aziende hanno bisogno ogni tanto di fermarsi, di fare il punto della situazione e di ricreare un'efficienza tale per cui possa essere competitivo sul mercato. Sviluppo perché le aziende non possono fermarsi, almeno quelle della distribuzione tipo la nostra, e quindi c'è tutto un tema legato ai nuovi mercati, che non sono più solo le benzine, piuttosto che l'ottica, piuttosto che la parafarmacia, ma ormai stiamo pensando ai bar e ai ristoranti, e lo sviluppo inteso su quello che è un sogno per adesso, ma che vorremmo in qualche modo concretizzare nell'arco dei prossimi 5 anni, che è quello di diventare la prima catena in Italia. Noi oggi siamo i secondi, rispetto al nostro competitore ci sono 2,8 punti, quasi 3 punti di differenza. Col nostro direttore generale si è definito che vogliamo diventare i primi a livello Italia. Per diventare i primi a livello Italia chiaramente bisognerà pensare a uno sviluppo fatto anche da acquisizioni. Parlare di acquisizioni, parlare di investimenti può sembrare non normale in una situazione dove il mercato stagna abbastanza, ma d'altra parte se contiamo di fare questo salto siamo obbligati a pensare ad acquisizioni. Acquisire non è semplice, noi l'abbiamo fatto nel 96 quando abbiamo fatto l'acquisizione della Fiorfiore, che soprattutto per noi in provincia di Imperia e di Savona rappresentava sicuramente una cosa importante, però non è così semplice, nel senso che poi la devi adattare alle tue caratteristiche, devi fare in maniera che le cose che non funzionano che diventino funzionanti, e ci vuole del tempo. E uno sforzo economico. E dall'altra parte uno sforzo economico che quello, per fortuna, almeno leggendo il bilancio, abbiamo chiuso che abbiamo
patrimonio netto di oltre 200 milioni, quindi ci consente di ragionare in termini abbastanza con una certa tranquillità, sicuri e tranquilli. Poi di sicuro e tranquillo nel commercio non c'è niente, però il darsi da fare è un impegno che noi e i nostri soci vogliamo portare avanti, e penso che lo faremo con la stessa intensità e la stessa forza che ci abbiamo messo negli anni passati. Mi pare di capire che quindi la strategia sia quella di un continuo studio, aggiornamento, verifica delle condizioni economiche, cioè non è che un'azienda va bene e va così. No, assolutamente. Bisogna sempre stare sul pezzo. Bisogna sempre stare sul pezzo. Noi abbiamo dei giovani che studiano, per quelli un po' più vecchi come me, che al limite gli danno il compito, poi loro pensano a svilupparlo. E ci sono delle condizioni oggettive, che l'alimentare in particolar modo ha degli spazi ancora interessanti e bisogna saperli cogliere, però con la giusta professionalità e con la giusta formazione tecnica, cioè non puoi inventarti il ristorante se non hai mai fatto il ristorante, quindi bisogna studiarlo, bisogna cercare di trovarci le economie di scala e un po' fare quello che abbiamo fatto nell'ambito nostro. Noi 2 anni fa abbiamo fatto una scelta strategica che è stata quella di chiudere il magazzino di Villanova d'Albenga, chiudere il magazzino di Vercelli e aprire il nuovo magazzino a Savona, a Quigliano. In termini di sola efficienza, di solo recupero, noi abbiamo avuto 2 milioni senza ancora aver fatto nulla di organizzativo. Ciò significa che se le ragioni un po' più ad ampio respiro, ottieni dei risultati diversi. Bisogna avere il coraggio di farle queste cose qua, e dopo averle chiaramente studiate e meditate a lungo. Poi quando si parla di alimentare in Italia è anche una responsabilità, insomma, è uno dei nostri grandi patrimoni culturali. Sicuramente se noi a livello Italia riuscissimo un po' di più a far conoscere il nostro alimentare, può anche darsi che risolveremo una parte dei problemi che abbiamo un po' nell'economia più generale. Ho paura che siamo un po' troppo timidi da questo punto di vista, oppure che ci accontentiamo un po' troppo dei risultati già ottenuti, che credo che invece siano fondamentali per cercare di sviluppare. Cioè, l'Italia non ha tantissima ricchezza, c'ha dell'ingegno e questo ingegno bisogna metterlo in pratica. Nell'alimentare ci sono degli spazi di manovra. Tutto questo rappresenta anche una ricchezza a livello occupazionale. Sì, diciamo che dal punto di vista occupazionale noi oggi abbiamo superato le 1500 unità in Liguria, che credo che sia da un punto di vista rappresentativo molto, molto importante e molto significativo. Abbiamo qualche situazione un po' debole, ad esempio su Genova, dove la scelta non è stata quella, ad esempio, di lasciare a casa le persone, ma di trovare dei metodi di solidarietà interna che possano comunque lavorare tutti e allo stesso tempo, al limite, riducendo un po' l'orario di lavoro. Per 2 motivi. Uno è perché, voglio dire, non è tanto bello per chi dovesse essere scelto per essere lasciato a casa. 2 perché le risorse umane sono comunque un capitale delle aziende. Nel momento in cui non ce l'hai più, lo hai regalato eventualmente a un tuo concorrente, oppure hai disperso. Perché lo hai formato negli anni, ovviamente. L'hai formato negli anni, gli hai creato una cultura aziendale ed è assolutamente un peccato. Quindi nelle situazioni un po' più pericolose, un po' più delicate, tipo quelle genovese, abbiamo attuato questa pratica che è condivisa col personale di vendita e che soprattutto nel momento che ripartirà la cosa non ci saranno dei traumi o delle cose negative. Per quanto riguarda invece Imperia e Savona, questo tipo di problema per fortuna non c'è neanche, quindi si va avanti a cercare di migliorarci per quello che siamo. Diamo uno sguardo al futuro. In chiusura abbiamo parlato del piano strategico, quindi ad ampia scala, ma diamo un obiettivo, un auspicio immediato, il primo che vi siete posti come traguardo. Ma allora, noi contiamo per quanto riguarda il 2013 e 2014 di fare 5 nuove aperture. Non posso dire, per motivi di ordine tecnico, dove le faremo, perché siamo ancora abbastanza in una fase in itinere. Può darsi addirittura che delle 5, 2 possano essere anticipate ancora nel 2013. Abbiamo in testa di aprire alcune parafarmacie, quindi di proseguire quell'attività che abbiamo
intrapreso qualche anno fa, proprio qua in Peri, in Via Irenti, e ci sta dando grandissima soddisfazione. Stiamo studiando l'ottico, e ne abbiamo aperte due, una a Savigliano e una ad Alba, che stanno dando dei buoni risultati. L'anno scorso abbiamo aperto a Borgo San Dalmazzo un ipermercato, abbiamo aperto a Savona un 1500 metri, che insomma, benché c'è la crisi, ci stanno dando delle buone soddisfazioni che ci hanno portato in un anno abbastanza complicato a crescere del 2,2, e questo è stato soprattutto dovuto allo sviluppo. Noi contiamo nel 2014 con queste 5 nuove aperture di, pur essendo in una situazione di stand by dei consumi, di comunque di poter continuare a crescere nelle nostre vendite. Se devo fare un ragionamento sulla microeconomia e di quello che potrà succedere nel prossimo periodo, io vedo una leggerissima crescita tra luglio e ottobre di quest'anno, ma leggerissima, che quindi non riuscirà a pareggiare le diminuzioni di consumi che ci sono stati nei primi sei mesi, ma le attenueranno. Un 2014 purtroppo io lo vedo abbastanza simile ancora al 2013, e credo invece un 2015 che dovrebbe poi ripartire abbastanza in sprombattuto un po' tutta quanta l'economia. Il problema è capire quanti saranno quelli che ci saranno ancora nel 2015, perché oggi le aziende, se non stanno molto attente dal punto di vista patrimoniale e finanziario, sono molto a rischio. L'ultima legge, l'articolo 62, che è una norma europea che impone alle aziende pagamenti molto più ravvicinati di quelli che erano in passato, comportano per le aziende una debolezza dal punto di vista della liquidità corrente. E allora, o sei patrimonialmente a posto o qualche rischio ce l'hai. Insomma, bisogna resistere, stringere i denti per un anno. Stringere i denti, io devo dire che i nostri associati tendenzialmente sono ben patrimonializzati, è tutta gente con la testa sul collo, hanno saputo mettere da parte quando è stato il momento opportuno, quindi credo che possano vivere in maniera sufficientemente tranquilla e prosperosa per il futuro. Bene, abbiamo un quadro più preciso, maggiormente delineato, abbiamo fatto anche una bella chiacchierata a livello economico con queste speranze per il futuro, quindi ringraziamo Giorgio Rocca, il direttore di Nordicona de Liguria, per essere stato con noi. Grazie a voi. A tutti voi per il cordiale ascolto, arrivederci.